Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Alberto Carulli. Ciao Alberto, ben arrivato. Ciao Riccardo, grazie dell'invito. Sigla. Ciao Alberto, ben arrivato. Ciao Riccardo, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Come stai? Di TV6. Sto abbastanza bene, sai, si va avanti con gli anni, quindi gli acciacchi aumentano, diciamo un po' preoccupato per quello, lo sono. Ma dai, dai. Senti, allora, Alberto, presidente della WISP da 13 anni. Sì, da 13 anni presidente della WISP, sono stato 8 anni presidente della WISP Abruzzo e Molise, poi il mio mandato stava per finire, hanno deciso di accorpare anche il Molise, prima era solo Abruzzo, quindi Abruzzo e Molise, e mi ha dato la possibilità di fare altri due mandati, ogni mandato dura 4 anni, quindi ho fatto il primo mandato come Abruzzo e Molise e sono stato rieletto per il quarto mandato da un anno. Cioè, tu sei più rieletto del Presidente, sì, degli Stati Uniti? Sì. E lui fa 2 mandati, tu ne fai 4. Ma dopo il quarto sei rieleggibile ancora? No, a basta. Meno che allora ho fatto. Importante sapere. No, ho fatto, ho fatto un accordo con la Puglia, che gli rendo dietro, gli do il Molise. Bravi, ti prendi la Puglia. No, io mi prendo le Isole Tremiti. Forse anche il Gargano, quindi potrei anche fare. Così vai a organizzare, sì, magari, i campionati delle Isole Tremiti. D'estate, magari una volta alla settimana, fine settimana vado a consegnare le tessere, qualcosa del genere. È l'unico modo per poter fare anche altri 8 mandati. Senti Presidente, tu sei Presidente della WISP, ma sei anche a livello nazionale? Sono consigliere nazionale della WISP anche. E con il CONI invece? Il CONI, con il regionale, sono membro della giunta, membro del consiglio e membro della scuola regionale dello sport. Senti, nella WISP qual è lo sport che ha più tesserati? Più tesserati penso che sia il nuoto, così come anche a livello nazionale. Siamo forti, anche fortissimi nel calcio. E l'atletica sono gli sport che vanno di più. Sicuramente il nuoto fa i numeri molto alti, insomma. Quindi è proprio un'attività di piscina, diciamo. Sì, fanno numeri alti, ogni piscina fanno dei grossi numeri. Senti, ma generalmente la WISP è un po' con la Federazione Italiana
concorrente o collaborate? Ma guarda, in alcuni enti, alcune federazioni collaboriamo, in alcuni siamo stati in guerra, abbiamo fatto anche delle cause, quindi voglio dire anche la federazione, ogni federazione è indipendente così come l'ente di promozione sportiva. Diciamo che abbiamo stretto delle collaborazioni perché noi comunque puntiamo a fare lo sport, non abbiamo niente da dividerci, quindi cerchiamo sempre... Cioè, l'UISP diciamo è più amatoriale. No, WISP è amatoriale. È amatoriale. WISP è amatoriale. È amatoriale. Agonistico è roba della federazione. Esatto, però tanti ex campioni agonisti poi cosa fanno? Quando smettono l'agonismo vengono... Sì. A fare l'amatore. A fare l'amatore. Sì, vabbè, tu lo sai benissimo perché sei stato dirigente di una società WISP di calcio che ha vinto. Anche giocatore. Che ha vinto. Anche giocatore. Vabbè, quello, anche giocatore. Facevi bene a non anche dirlo. Anche giocatore non e ti dirò di più. Anche di basket. Ho fatto sia il calcio che il basket. Non è che hai raccolto molto, mi hai detto anche che hai fatto. Ho fatto anche due gol. Due. Vabbè, voglio dire, il livello della squadra era talmente alto, certo, che così mi hanno detto, ha segnato anche Clinton. Cioè, esatto, ma voglio dire, il merito. Ma l'importante era esserci, però io ero lì. Mi hanno raccontato anche che è successo che purtroppo mancavano delle persone per arrivare a 11, ha giocato anche Clinton. Sì, e quindi. Però abbiamo vinto quella partita. Sì, hai vinto, però capito che giocatori avevi in squadra? Beh, 8 avevo... ex professionisti. No, forse 11. Sì, perché mi piaceva vincere facile. Infatti. Quindi però guarda, devo dirti. Potevi facevi meglio a non dirlo, capito? Questo, no, questo tuo passato da calciatore. No, io dico sempre. Da dirigente sei stato campione italiano. Campione italiano WISP con quelli della notte. È stato uno dei miei orgogli maggiori in tutta la mia vita, perché comunque arrivare a vincere un campionato nazionale amatore, chiamalo come vuoi, arrivare a nazionale, siamo andati a Rimini, è stato molto bello e poi la squadra si è sciolta, dopo questo abbiamo chiuso, siamo arrivati all'apice come tutti gli altri. Siete posti l'obiettivo, l'avete raggiunto. Ci siamo posti l'obiettivo, abbiamo vinto con grandissime difficoltà. Non facciamo campionati internazionali, quindi voglio dire, oltre a vincere infatti, il campionato nazionale, Champions non League potevi andare oltre della WISP, ma non esiste. Quindi sei arrivato proprio all'apice, non potevi andare oltre. Senti, in questi anni vedo che la federazione, a parte che ho visto anche la sede, l'avete allargata, ho notato che c'è un grande interesse da parte della regione alla WISP. È merito tuo? Da parte della regione alla WISP? Quale regione? Regione Abruzzo. Noi facciamo le nostre attività, siamo apprezzati per quello che facciamo. No, te lo dico perché ad esempio quest'anno sono state escluse ad esempio delle squadre, c'erano più richieste di quelle che poi alla fine è stato il campionato. Escluse delle squadre a livello... Allora, tu dici se è merito mio tutto ciò che succede dentro la WISP? Sì, certo. Allora, io ho dato tanto, sicuramente in 13 anni ho veramente dato tanto, penso che forse anch'io sono all'apice, forse ci vuole veramente nuove risorse perché nuove idee. Ce l'hai un delfino? No, non poca, ce l'abbiamo ancora. Poca gente disponibile, però ancora parlo con Riccardo Clinco, no! che mi potrebbe dare la disponibilità. Secondo me a me manca ancora 3 anni, quindi dopo tu che hai provato a fare il cantante lo farai, è una scommessa che abbiamo fatto, sì. Secondo me potresti fare anche il, anche il presidente della Wisp. Ti ringrazio per la fiducia per la stima, ma presidente della già Wisp. Ti dico di no. Comunque, ti dico che no, io ho dato veramente tanto, in tanti mi riconoscono quello che ho fatto, perché sicuramente ho creato molte leghe, molte attività si sono sviluppate, abbiamo fatto tanta televisione, tanti programmi televisivi, li facciamo ancora, quindi diamo spazio e immagini alle nostre società. Veramente molto interesse. Certo, se non hai dei collaboratori non riesce a fare niente. Nel calcio abbiamo degli ottimi collaboratori, abbiamo persone che fa ottima comunicazione del calcio e lì c'è molta richiesta, tu conosci bene quell'ambiente. Sì. Sono veramente il livello
delle nostre squadre è molto, molto alto. È molto alto, lo conosci, voglio dire, non è neanche paragonabile a una terza o una seconda, io lo paragonerei a una prima categoria a livello di livello. Spesso durante l'estate si fanno le amichevoli con le squadre di categorie, insomma le migliori squadre della nostra Serie A con le terze e le seconde non ci giocano nemmeno, perché sono di buon livello e tu lo conosci. No, il livello, scherzi a parte, è alto, perché molti ex professionisti poi vengono a giocare. Quindi pur essendo comunque giovani hanno quel talento che permette di farti questo salto di qualità, di differenza, e quindi è vero quello che dici. Senti, ma del calcio, nel basket facevate il campionato? Sì, nel basket facevamo il campionato, è andato via il nostro referente, quindi non facciamo basket. Il basket quindi alla Wisp è finito? Non facciamo. Però l'atletica invece... È pieno di corse campestri. L'atletica, siamo ieri sera fino a stanotte siamo stati a fare una riunione, non abbiamo più posto dove inserire le gare, facciamo talmente tante gare partendo da marzo fino a novembre-dicembre, anzi l'ultima dovrebbe essere proprio il 23 dicembre il prossimo anno. Veramente siamo saturi. Abbiamo un coordinatore che è Alberico Di Cecco, ex Olimpiadi di Atene, quindi uno di livello. Conosco molto bene. Uno di livello che sa, insomma, sa il fatto suo, quello per quanto riguarda l'atletica. Diciamo, belle soddisfazioni, sicuramente belle soddisfazioni. Senti, invece nuoto, che mi dicevi che ha la maggior parte di iscritti? Sì, nuoto. Abbiamo delle piscine affiliate con noi, quindi facciamo dei campionati provinciali, dei campionati regionali, gestiamo anche una piscina insieme a un'altra società, la provinciale di Pescara, quindi più che altro sono numeri, e poi sono saggi campionati provinciali e regionali che si fanno per accedere poi al nazionale. Meno agonistico del calcio, poi facciamo tanta ginnastica artistica, ginnastica ritmica, facciamo pattinaggio artistico, quindi facciamo un evento, adesso faremo un evento fra pochi giorni al Palamagitti di Roseto, insomma veramente belle attività, facciamo il tennis, facciamo le arti marziali, facciamo i giochi tradizionali, per esempio facciamo il motocross, facciamo tanto sport. Alberto, ho il piacere di presentarti il nostro cantante Stefano D'Alberto, che sarà con noi qualche settimana, che in questo format tutte le settimane viene dedicata una canzone. Stefano, che canzone ci dedichi oggi? La canzone che ho scelto è Una carezza in un pugno, un classico di Celentano, tra l'altro anche per i suoi 80 anni, ma la dedichiamo al nostro Alberto Carulli. Sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E
quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Va 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 vai, va 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 vai, va 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 vai, va va vai vai. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Va 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 vai, va 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 vai, va 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 vai, va 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 vai vai. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Riprendiamo dopo la pubblicità e dopo la splendida canzone di Stefano D'Alberto. Stefano, complimenti, veramente. Grazie. Grazie. Alberto Carulli, presidente della WISP. La mia domanda è questa. Bene o male tutti transitiamo per la WISP, a chi piace fare lo sport, ma la regione vi dà qualcosa, partecipa o... No, c'è una legge regionale, la legge regionale 20, dove si possono accedere anche a dei fondi per delle manifestazioni o dei convegni che si fanno. Noi a volte, quando facciamo delle manifestazioni o dei convegni, quando organizziamo
manifestazioni a carattere nazionale, per esempio abbiamo fatto più volte le finali nazionali di calcio qui a Pescara e Montesilvano, quindi ci sono dei fondi a cui possiamo accedere. Certo, voglio dire, sono veramente degli spiccioli, perché comunque le manifestazioni sono tante e quindi poi finanziano un 30% di ciò che di quando si rendiconta, quindi sono veramente fino a un massimo quindi di 5.000 euro. Quindi voi vi finanziate unicamente con l'adesione delle società? Assolutamente, piuttosto... assolutamente sì. Mi dispiace, per esempio, noi facevamo un bel campionato di calcio per disabili mentali che purtroppo non abbiamo potuto fare più. Perché ci sono poche società? No, le società c'erano tantissimo, si muovevano da tutto l'Abruzzo, noi mettevamo a disposizione, il comune si giocava nel palazzetto dello sport di Via Rigopiano e ce lo dava il comune, noi mettevamo a disposizione l'assicurazione, gli alberi, tutta la parte organizzativa, la premiazione. Purtroppo non abbiamo trovato fondi per far muovere questi ragazzi, perché i centri di salute mentale non hanno più soldi per muoversi autonomamente e noi non siamo riusciti a finanziarli per dargli la possibilità di muoversi, quindi non si è potuto fare. Continuiamo a farlo a livello nazionale, ma facciamo veramente un mini torneo qui a Pescara con 3-4 centri per fare una selezione per poi mandarli alle finali nazionali, che si chiama Matti per il Calcio. È peccato questa cosa. È una cosa, guarda Riccardo, ti posso assicurare che è la cosa che in questi anni mi ha dato più soddisfazione. Immagino. Io ho visto, poi oltre al calcio abbiamo fatto anche il pattinaggio, lo sci, sempre per questi utenti dei centri di salute mentale. Ed è la cosa che mi ha dato più soddisfazione. Si sono abituati alle regole, si sono abituati a non fumare prima delle partite, si sono abituati a non vergognarsi, perché si sono abituati anche a farsi la doccia, che per loro certo. È una cosa molto difficile, molto certo. Difficile. Loro si sono abituati alle regole. Non esistevano per loro le regole, tu non fai questo, tu non lo puoi fare perché non si può fare, perché sennò venivano messi fuori squadra. Allora pur la voglia di giocare, di fare questo campionato, si attenevano a tutte le regole, quindi è stata una cosa bella, abbiamo raggiunto dei risultati eccellenti. Purtroppo non siamo ritrovati a trovare i fondi per finanziare questa attività, perché lì chiaramente gli utenti non pagano. Per tutte le altre attività che facciamo, il calcio, il nuoto, ogni utente paga la sua quota e quindi ci si autofinanzia in questo modo. Però è un peccato questa cosa, perché lo so, è un peccato. Soprattutto la regione potrebbe intervenire quantomeno nel trasporto di questi ragazzi per farli divertire, anche perché ti auguro che prima o poi verrà Luciano D'Alfonso, ti chiedo di farti portavoce di questa cosa. Sicuramente. Sicuramente, figurati, Luciano D'Alfonso non verrà alla tua trasmissione. Io l'ho già invitato, doveva venire, poi ho avuto un contrattempo, ma sarà mio ospite molto presto. Certamente, voglio dire. Anche perché mi ha scritto che vuole assolutamente venire, quindi. Quindi ti farai portavoce. Voce, te lo prometto, di questa cosa. Grazie. Ne avrà un po' di mille di cose da grazie, dire, Riccardo. Però questa sicuramente ti prometto che gliela dirò. Senti, tu sei sposato? Sì. Hai due figli? Sì. Sportivi? Sì. Beh, questo è importante, che lo sport, come tu sai e come tu ci insegni, è importante. Non fanno sport agonistico. Lo sport però non obbligatoriamente fa l'agonistico. Sono sempre in movimento. Molta corsa, fanno calcio, uno un po' di meno, adesso sta in finanza molto poco tempo, però insomma, sono entrambi sportivi, sono tesserati WISP, ma non sono dirigenti WISP. Pensato di farli entrare come nella dirigenza della WISP? Allora, per fare il dirigente della WISP, tu mi dici c'hai un tuo delfino. Per fare il dirigente della WISP, non essendoci soldi da spartirsi, ci vuole molta passione. Se sei appassionato lo puoi fare, se no non lo puoi fare. I miei figli non sono appassionati di questa cosa. Se hai la passione lo puoi fare, altrimenti no.
per cui non glielo chiedo neanche, non glielo chiedo, li conosco troppo bene. Quanti anni è che sei sposato tu? Sono 30 anni, ad aprile faccio 31. Caspita. Li mostro tutti. No, no, assolutamente. Li mostro no, tutti, no, nel no. senso, pensavi fossero di più. Quindi l'amore che cos'è per te? Ma l'amore è un bell'affetto. Un bell'affetto? È una cosa bella, l'amore è una cosa bella. Poi dipende come lo prendi. La vita matrimoniale non è come l'amore, è un'altra cosa. Ma è meglio o è peggio? È peggio sicuramente la vita matrimoniale, perché ci sono tanti i pro e i contro. I pro e i contro. L'amore è un attimo, capito? Certo, io l'amore per la persona, l'amore per una cosa, l'amore. Mentre invece la vita matrimoniale è un'altra cosa, ci vuole molta pazienza, ma voglio dire, è anche bello. Io sono soddisfatto di essere stato sposato, di avere una moglie, di condividere con lei gli alti e i bassi. Quindi, certo. Voglio dire, non rimpiango niente, però voglio dire, comunque ci sono degli alti e dei bassi. Poi mi sono sposato con una donna, quindi i problemi che danno le donne, noi uomini li conosciamo tutti, capito? Non sono riuscito mai a capirlo molto, però io intanto ci tento anch'io, ma faccio fatica. Capito, quindi voglio dire, no, hanno una testa diversa da me. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti riescono a fare 3-4 cose una volta, noi una. Così, noi siamo monotematici, loro. Siamo diversi, sì. Non voglio dire, i pregi e i difetti. Siamo diversi, però vedo superiori. I pregi e i difetti li abbiamo tutti e due. Penso che sono superiori. Le donne per me sono superiori. Poi si perdono nella superficialità. No, lo dico perché ho avuto come ospite in una puntata il maschio 100%, sì. E allora devo dire oggi che le donne sono superiori, perché è così. No, vabbè, io sono d'accordo in questo, poi ci sono delle banalità che si perdono. Tu hai più tesserati maschi o femmine? Io ho più tesserati maschi, più a maschi. Livello nazionale comunque sono più maschi. Le donne abbandonano prima. Però devo dirti che nello sport italiano le maggiori soddisfazioni che gli stanno dando sono più le donne. Sì, perché quelli che ci sono lo fanno bene. Invece l'uomo, specialmente nel mondo agonistico, lo fanno per divertirsi. Certo. Tu sai benissimo, lo sai benissimo perché l'hai vissuto, che dopo la partita c'è la mangiata. Certo. E si faceva più che altro per quello, capito? Invece la donna non è proprio così, la donna anche se lo fa a livello dilettantistico, ma lo fa più per la voglia di arrivare, non per la voglia di stare insieme. È un po', detto che hanno una testa diversa, insomma. Noi più goliardica la cosa, quello di fare lo sport, perlomeno comunque a livello amatoriale. È vero, un'ottima risposta a questa, non ci avevo pensato. Noi facciamo lo sport soprattutto anche per poi fare la mangiata insieme. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Non esiste, voi quante volte vi allenavate? Il giorno della partita, no? Era il giorno della partita. Assolutamente. Che non può esistere. Noi, per esempio, le società di pallavolo femminile, noi facciamo un campionato femminile maschile, quello misto. Quello maschile fanno la partita e mangio, quello femminile invece fanno l'allenamento e la partita, per dirti la differenza. Certo. È così, loro ci mettono più amore e più passione, per noi è più una cosa goliardica. È vero. Senti, hai tanti amici? Com'è? Hai tanti amici? Sì, abbastanza. Tu sei pescarese? Sono pescarese da parecchie generazioni. Da parecchie generazioni, proprio pescarese doc? Doc. Tua moglie? Mia moglie anche. Ah, fantastico. Sì. Quindi proprio pescarese 100%. Lei è anche più pescarese di me. Perché questa cosa? Perché questa cosa? Perché secondo me c'è una tradizione più lunga della mia. Più lunga della Addirittura. Mia. Addirittura. Quante generazioni andiamo indietro? Non te lo so dire, però voglio sono tante. Dire. Sono tanti sicuramente. Quindi hai un cognome pescarese. Sì. Senti, visto che sei pescarese e visto che vedi questa trasformazione di questa città che è sempre in movimento, a livello di impianti sportivi,
come siamo messi? Pescarese, non solo, in Abruzzo, compreso il Molise, a che livello siamo secondo te? Dobbiamo migliorare? Perché ad esempio campi di calcio io devo dire che comunque ne abbiamo parecchi, anche tenuti abbastanza bene. Sì, sì. Ma le altre strutture come... Guarda, noi siamo stati colpiti da un terremoto che ci ha rovinato molte strutture sia nel Teramano che nell'Aquilano. Quindi anche come CONI abbiamo fatto un censimento che poi sono state altre scosse, per cui quel censimento ha anche poco valore, certo, perché si dovrebbe ricominciare anche da capo. Siamo carenti, a livello di impiantistico, di campi di calcio siamo messi bene, anche a livello di palazzetti, togliamo quelle strutture che hanno le problemi, che hanno avuto problemi del terremoto, comunque c'erano, quindi anche se va ristrutturato comunque ci sono. Secondo me siamo un po' carenti con le piscine. E le piscine, c'è la piscina di Francavilla che è molto bella, le Naiadi. Sì, le Naiadi, io sai che dico, io sono per una bagnarola in ogni quartiere. Non grosse strutture come le Naiadi. Quindi è una testa inglese, tanti piccoli stadi dentro la città. Esatto, per dare la possibilità. Perché quando si è fatto le Naiadi, che poi non è. Il comune di Pescara non ha una piscina. Forse sarà l'unico comune capoluogo di provincia che non ha una piscina. Questo lo diciamo al sindaco. Perché non ce l'ha, perché ci sono le Naiadi, che comunque non è comunale, ma è della regione. Quindi il comune di Pescara non è. E quindi io sarei per fare, ripeto, tante bagnarole, piccole piscine, acqua bassa che si può mantenere e dare la possibilità veramente a tutti di fare nuoto. Lì sulle piscine siamo abbastanza carenti, quindi direi al sindaco di darsi da fare. Anche se però la Pescara di Pallanuoto è stata... Sì, è stata la storia. È stata la però, storia, quindi... Vedi, una piscina come il Pala Pallanuoto che sta dentro alle Naiadi, non lo può reggere un privato, se non è finanziato. Quell'acqua così alta e quell'altezza non lo riscaldi con niente, non si regge. Certo. Quello si mangia tutto quello che entra dalle piscine acqua bassa. Il problema delle Naiadi è questo, per cui quel pala pallanuoto non può essere dato ai privati, quello bisogna staccarlo dalla piscina, dalle piscine dove si fanno attività, e farla gestire dalla regione direttamente, certo, o perlomeno metterci dei soldi, perché se no non possiamo avere nessun futuro nella pallanuoto, oppure lo dobbiamo abolire. Ma è un problema un po' di tutto, è proprio quello sport che richiede un'acqua alta e quindi almeno 2 metri, e quindi per riscaldare 2 metri d'acqua, tanti metri cubi, certo, e tanto, poi con quegli spaldi è assurdo. Senti, un'ultima domanda che ti voglio fare è questa. No, una cosa volevo dirtelo perché mi interessa farlo sapere. Quest'anno a Scanno faremo una bella manifestazione di pattinaggio dove verranno per 18 giorni, passeranno circa 12-13 mila persone fra utenti, accompagnatori, genitori e allenatori. Quindi mi faceva piacere farlo sapere. Mi hai risposto non sapendo la domanda, che era programmi futuri, era questa, mi hai risposto. Sì. Ti posso anche anticipare che siamo in lizza anche per organizzare anche quest'anno una finale nazionale di calcio, perché noi abbiamo un'ubicazione splendida a Centro Italia, abbiamo, certo, abbiamo degli impianti a modo. Si appoggiano nei grandi alberghi a Montesilvano. Sì. Sì. Abbiamo una convenzione, mettiamo tutti gli atleti insieme, siamo sempre al Grand Hotel, al Serena Majestic, dove circa 1000-1200 persone alloggiano tutti là, facciamo la premiazione là, quindi è una festa lo stare insieme. È proprio per questo motivo che vogliono tornare sempre più a Pescara, per cui pur non avendo chiesto espressamente, abbiamo dato la disponibilità, pur non avendo chiesto espressamente la candidatura, però insomma probabilmente quando è la festa? Ce la daranno. A maggio. Aspetto l'invito. A maggio le finali nazionali di calcio, mentre a luglio a Scanno il pattinaggio artistico. Alberto, grazie di essere venuto. Grazie a te Riccardo. Ti auguro ogni bene come a tutti. Io con
il maestro Stefano D'Alberto, ti auguriamo veramente tanta fortuna. Grazie a te, grazie a Stefano che mi ha dedicato la canzone. Grazie a voi. Anche questa puntata di Riconosciamoli è terminata. Ci vediamo alla prossima, arrivederci a tutti. E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami. E io mai mi abituerò alla tua voce di tre anni, contro la nostra volontà, adesso è subito, amami. Amami. Senza ragione né pietà, semplicemente così. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it